A Vieste, di fronte a Marina Piccola, c'è la storica gelateria della famiglia Negrini. Signora, come sta andando questo inizio di stagione? State vedendo qualche turista o ancora nulla? Buongiorno, discretamente benino, perché tutta gente che arriva dai posti più vicini, siccome non si può uscire dalla regione, però è un inizio un po' positivo, ringraziando Dio. Quando avete aperto quest'anno? In che periodo? Inizi di maggio, inizi di maggio. Finora la differenza, la perdita rispetto agli altri anni, di quanti mesi è? Voi storicamente, insomma, aprivate molto prima. Beh sì, noi siamo aperti tutto l'anno, però inizialmente la stagione iniziava già da Pasqua. Purtroppo quest'anno è andata così. Rispetto alle prospettive per quest'estate, qual è l'umore a Vieste? Cioè, Vieste è sempre la capitale pugliese delle vacanze, però quest'anno è chiamata una sfida, insomma, ulteriore, cioè convincere quel 20% di italiani che si concederanno comunque le vacanze a venire qui. Noi vogliamo essere positivi, ci crediamo che arriverà gente, aspettiamo che Dio sia avanti qua. Stanno spendendo le persone che vengono da lei, insomma, come prima, come al solito, o si riscontra qualche difficoltà economica, concedersi meno sfizi? No, Le normale, consumazioni sono uguali, anche perché i uguale. prezzi non sono cambiati rispetto all'anno scorso. Quindi c'è ottimismo per quest'estate? Sì, Assolutamente sì. sempre lo dobbiamo avere. Anche perché il comune ci sta anche dando una mano quando riguarda l'occupazione di suolo pubblico, quindi con molta probabilità noi andiamo incontro ai turisti e i turisti verranno incontro a noi. Adesso considerate che la Puglia si detiene ancora un ottimo primato per quanto riguarda le presenze. Speriamo che quest'anno mantenga il suo primato. E c'è anche stata questa partenza della campagna di comunicazione Vieste XXL, quindi i grandi spazi di Vieste che effettivamente poche destinazioni turistiche possono vantare. Certo, anzi è un'occasione continuare di andare avanti, cercare di ottenere il massimo e il meglio di quello che si può ottenere, a parlare sia del paese, delle spiagge, del mare, di tutto quello che ci concerne per il turismo.